Buonasera a tutti. Stasera è la quarta lezione di didattica in ambienti 3D. Questa sera parleremo di costruzione. Per prima di parlare appunto di costruzione, capiamo che cosa è, cosa costruiamo, cosa andiamo a costruire. Costruiremo dei prim, dei primitive object. Prim appunto vuol dire questo. Una volta che abbiamo creato dei prim, che possono essere un cubo, una sfera, una semisfera, una piramide, eccetera, li dobbiamo manipolare e a quel punto abbiamo creato un oggetto del mondo intorno a noi in Second Life. Tutta Second Life fatta da questi prim. Anche la piattaforma sotto i nostri piedi, gli schermi che vedete intorno a noi e anche questi oggetti che ho messo lateralmente nell'area in cui ora costruiamo. La costruzione viene effettuata grazie a un menu per la costruzione che tra un po' andremo appunto a utilizzare. Il menu, come vedete in questa diapositiva, è composto da varie parti. Vedete che c'è oggetto, caratteristiche, texture, poi c'è una parte superiore con sposta, ruota, allunga, seleziona la faccia, e una parte invece inferiore che invece lavora sulla posizione, dimensioni, rotazione e altre cose che faremo, diciamo tipo tagliare il cubo, attorcigliarlo. Per visualizzare questo menu basta cliccare a terra col bottone destro, al suolo proprio, e scegliere nel menu che si apre la parola costruisci. Il puntatore del mouse diventa una piccola bacchetta magica, come questa qui in alto, e a quel punto basta ricliccare a terra col bottone sinistro e avremo costruito un piccolo prim. Il menu di costruzione, diciamo di oggetti, chiamiamolo costruzione oggetti, si divide in quattro sottomenu: generale, oggetti, caratteristiche, texture e contenuto. In generale noi possiamo dare il nome all'oggetto e dare anche i permessi di condivisione. Nel menu invece oggetti si possono definire dimensioni, posizione, rotazione dell'oggetto, forma e anche i tagli. Delle caratteristiche possiamo dire se per esempio deve essere un oggetto luminoso oppure flessibile, per esempio una bandiera, per esempio una tenda, quindi deve avere flessibilità. Oppure nel texture invece mettiamo trama, colore e luminosità e qui andremo a mettere tante cose simpatiche che diciamo ci serviranno anche per dare una caratteristica più reale, no? All'oggetto. La texture è molto importante per un oggetto. Il contenuto dentro all'oggetto possono essere contenuti delle cose, per esempio delle note card, cioè biglietti, degli script, dei programmi, piccoli programmi che poi, di cui parleremo nella prossima lezione, che animano il nostro oggetto e anche altri oggetti, anche dei landmark si possono mettere dentro un oggetto. Quindi ora li vediamo un attimo velocemente. Allora, questo è il menu generale. Come vedete, ho messo in evidenza generale con il mio nome. Vedete, creatore Annalisa Boniello, Lisa Tebaldi, proprietario, gruppo Seconda Anitel. E qui in basso abbiamo i permessi. Oggetto, vedete che c'è bloccato, fisico, temporaneo, la posizione, le dimensioni, la rotazione, per esempio. Quelle cose che abbiamo detto prima. Le caratteristiche, flessibilità, luce, per esempio se vogliamo che il nostro oggetto sia una lampadina, per esempio, oppure che sia il sole. La texture, qui vedete due enormi quadrati, texture e colore, cliccando su texture metteremo una texture nel nostro oggetto, sul nostro oggetto e colore, daremo un colore. A queste caratteristiche possiamo aggiungere anche come applicare la texture, come che brillantezza avrà questo oggetto, se deve avere un rilievo. E anche la texture, quando viene applicata, può essere anche applicata ripetendola in orizzontale o in verticale tante volte. Quindi si può dire che viene ripetuta una volta oppure tante volte, in modo che la stessa texture in un prim noi la vediamo, per esempio, ripetuta sulla stessa faccia 10 volte, 100 volte e così via. In basso, la cosa molto importante che ho messo in evidenza con questa freccia rossa, abbiamo la possibilità di applicare la faccia multimediale. C'è un più, vedete qui in basso sopra la linea? Se clicco su questo più, si
si apre un'altra finestra in cui inserire il link che voglio che si veda nel nostro prim. Come dietro le mie spalle, voi vedete un prim con una faccia multimediale in cui ho inserito il link che ora state visualizzando. Eccolo qui, questa è la pagina e la finestra che si apre. Si chiama Impostazioni Media. E in alto vedete che c'è proprio una barra dove potete inserire, copiare e incollare il link e poi in basso aggiungete, cliccate su Applica. Potete dare anche altre opzioni, però queste le vedremo poi pian piano. Queste sono le cose più importanti. L'ultima proprio tipo di menu all'interno del menu oggetti è contenuto. In contenuto io trascino proprio dal mio inventario dentro questa specie di finestra, tutta in questo caso vuota, posso mettere oggetti, posso mettere programmini, scripts, oppure posso mettere biglietti o addirittura landmark, oppure altre cose, diciamo animazioni e così via. Concludiamo con i controlli da tastiera. Controlli da tastiera perché posso da tastiera fare delle cose che tra un po' faremo insieme. Per esempio, se io clicco Ctrl Shift, posso agire sulle dimensioni del prim. Ve li lascio in questo link in modo che voi diciamo su Moodle potete andarveli a rivedere questi comandi, potete andarveli a studiare. Quindi Ctrl Shift serve per cambiare le dimensioni, Ctrl solamente da tastiera serve per ruotare l'oggetto. Per legare insieme due prim bisogna premere Shift, cliccare su due prim e poi cliccare su Ctrl L. E poi duplicare un prim bisogna selezionarlo e cliccare Ctrl D per cancellare, selezionarlo e cliccare su Canc e poi per prendere un prim in inventario selezionarlo e poi col tasto destro scegliere prendi. Questo è il menu foto, però vediamo alla fine. E con questo concludo e adesso iniziamo la parte pratica. Carmine, Allora. allontanati. E Carmine, stai troppo vicino, devi andare più indietro. quello non può stare senza di me. Cliccate col bottone destro vicino a voi, ai vostri piedi. In alto c'è scritto costruisci, cliccateci. Il vostro mouse diventa, il puntatore del mouse, una bacchetta. Quindi ora cliccate col bottone sinistro a terra, proprio vicinissimo ai vostri piedi, una volta. Dovrete costruire un piccolo oggetto, un prim. Quindi ripeto, ok, vedo che tutti hanno il prim, quasi tutti. Quindi ripeto l'operazione, bottone destro, costruisci, poi bacchetta magica, bottone sinistro a terra, prim. Ok, perfetto. Vedo che diciamo tutti, tranne Giovanna forse che non ha ancora il prim. Ok, hanno tutti il prim, perfetto. Allora. Cliccate sul vostro cubo col bottone destro e scegliete Modifica. Vedete che si apre una finestra che è il menu Oggetti. Vedrete che il vostro prim diventa tutto col bordo giallo e poi escono dal vostro Detto prim, bottone destro sul vostro prim. E che non posso scegliete. costruire. Come non puoi costruire? Più Avete in in inglese. testa il. Avete in testa il gruppo Seconda Anitel? Fatemi vedere. No. Virginia, tu hai il gruppo Galleria. Devi mettere il gruppo Seconda Anitel.